Sono partite le operazioni di demolizione delle palazzine dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, che segnano l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale materno-infantile Salesi. Le ruspe sono entrate in azione per abbattere gli edifici che ospitavano la ex camera mortuaria, l'anatomia patologica, la medicina legale e uffici amministrativi e tecnici. In questo perimetro, infatti, sorgerà la nuova struttura dedicata ai bambini, una superficie di 27.750 metri quadrati su 6 piani con 201 posti letto, quando il progetto originario ne prevedeva 5 con 119 posti letto. L'investimento complessivo ammonta a 84 milioni di euro e vede una trasformazione profonda della città di Ancona. La realizzazione della statale 16, il raddoppio della statale 16, partiranno fra poco i lavori anche per l'ultimo miglio, che voi sapete che sono stati consegnati e ora è in via di realizzazione il progetto esecutivo. Una trasformazione profonda che metterà e permetterà alla città di Ancona di avere una maggiore possibilità di ingresso e di uscita dal porto e non solo, ma soprattutto alleggerirà anche questa area dove c'è l'ospedale di Torrette, e daremo anche a tanti professionisti la possibilità di lavorare in sinergia in un'area che diventa appunto un'area attrezzata con tutti i servizi. Nel dettaglio dei lavori è entrato l'assessore alle infrastrutture con delega all'edilizia sanitaria Francesco Baldelli, che ha annunciato la fine dei lavori per il 2026. In 5 anni vogliamo dare finito questa struttura ospedaliera, questo nuovo ospedale al servizio dei marchigiani tutti, ma anche al servizio dei professionisti che lavorano, la più grande e qualificata struttura ospedaliera della nostra regione, ovviamente al servizio dei cittadini marchigiani. Potenziare la struttura del Salesi, questo è quello che sta accadendo, con un sesto piano per dare un ciclo di cure complete alla donna e al bambino. Devono essere tutti nello stesso posto, ovviamente in stretta vicinanza al complesso ospedaliero di Torrette. La demolizione, preceduta dai lavori di bonifica dell'amianto, sarà conclusa entro 3 mesi. Nel frattempo sono stati costruiti e sono già operativi la nuova camera mortuaria e l'isola ecologica, la nuova cabina elettrica e una nuova paratia a protezione dell'elisuperficie. È stata completata la viabilità su Via Conca e terminata la nuova rampa di accesso all'attuale pronto soccorso con la camera calda. Sono 25 anni che si parla del trasferimento del Salesi a Torrette. Diciamo che stiamo implementando i procedimenti, non solo qua, un nuovo ospedale di Pesaro, un nuovo ospedale di Macerata, stanno finendo i lavori di un nuovo ospedale di Fermo. Mi pare che siano dei segnali inequivocabili della capacità, dell'efficienza di un'amministrazione regionale che è in carica da 4 anni, di cui 2 anni e mezzo con il Covid.